sempre aspettato sempre la lettera di mio fratello che era militare a Udine, mi scrive prima a Ciapane e poi a Udine, normale, mio fratello. E aspettava la lettera più alta di mio fratello. Vanno a buttare la lettera, buttare una buca da lettera e vede, alza si sia lettera di la zia. E questa ci scrive, Mercurio si nio all'augio mondo. Scriveva in siciliano, mi scrive. Non sapeva scrivere, no? Mercurio si nio all'augio mondo. Il fratello di mia madre, insomma. No? Lei è vecchia, è campata ancora. Mio zio era morto più un giorno. Mi ricordo di madre quando ha visto sta lettera, impazzita dal pianto, dai vicini soccorsi tutti. Mi ricordo sempre questo fatto. E perché col fratello si scrivevano regolarmente. Lei era la scrivana di tutti. Questo era coraggioso e è voluto rimanere italiano e per essere rimasto italiano gli americani gli hanno sequestrato i beni. C'è un piccolo alimentare, gliel'hanno sequestrato. Per non so quanti anni, come i francesi hanno fatto a noi. Quando l'Italia dichiarò la guerra alla Francia, essendo la Tunisia un protettorato francese dal 1881, molti italiani vennero internati. Papà con mio zio Michele D'Antoni e con l'altro mio zio Corries Peppino rimasero 6 anni. Finito la guerra, sull'azienda ci hanno messo un sequestro, apparecchi italiani l'hanno espulso e ci hanno levato l'azienda, che era, dicevano, politicante, però era la scusa che mio padre veniva pagato come un operaio e tutto il raccolto se lo prendeva lo Stato francese. Che mio socio era entrato nel partito fascista, di preciso saranno sul 1940 circa, grosso modo, io preciso non mi ricordo. E praticamente è stata la cosa negativa, l'unica cosa che non abbiamo capito, dobbiamo stare tranquilli, invece l'orgoglio nostro italiano è stato il più forte e praticamente ci ha penalizzato. Allora praticamente hanno sequestrato le proprietà, chi aveva le proprietà doveva sottostare, doveva rendere conto al governo francese. E praticamente le vendite, tutte queste cose qua devono essere controllate dallo Stato francese, praticamente in Tunisia. Dopo 5 anni ci hanno ridato la terra e fummo liberi un'altra volta, insomma. Ma però è stata una bella botta, no? Poi quando ci stavamo riprendendo, nel 64 ci ha detto i Mori l'avevo già botta, i Mori sarebbero gli arabi. Nel 64 ci hanno tolto le terre e stavamo a correre sempre dietro i terri.